Guarda, guarda. Se sono acceso anche quello. Finalmente. Allora, sì. Sì. Allora, buonasera a tutti. Abbiamo iniziato in ritardo. No, ho spiegato il motivo per cui iniziavamo con qualche minuto, al di là dell'orario preannunciato. Ringrazio tutti i presenti innanzitutto. E un ringraziamento particolare ai dirigenti scolastici qui presenti che hanno dato la loro disponibilità a parlare di che cosa? A parlare di un tema che secondo me è fondamentale per una collettività che vuole crescere, e cioè la povertà educativa e il sistema della formazione. Vorrei iniziare raccontandovi un piccolo episodio che diciamo, ho vissuto quando avevo 22 anni, 23 anni. I cittadini cinesi qua in Italia non ce n'erano allora, nemmeno li vedevamo in televisione, tutti vestiti alla stessa maniera, con le stesse scarpe, con lo stesso cappellino, però manco l'ombra. Ad un certo punto all'Università della Calabria arrivano un gruppo di studenti cinesi e dicono: ma questi che fanno qua? Ed erano venuti all'Università della Calabria a studiare. Ma che cosa studiare? Studiare fisica ed ingegneria. Niente, solo fisica ed ingegneria. Siccome io avevo un compagno di stanza che era cinese, gli ho chiesto: ma siete venuti soltanto qua all'Università della Calabria? No, dice, siamo le università che abbiamo scelto sono 3-4. L'altra era Roma, l'altra era Torino. E poi siamo negli Stati Uniti, siamo in Francia, in Germania, ho capito. Gli avevo detto, fra 30 anni ci supererete. Punto. È una storia. Cioè, noi stasera parliamo di che cosa? Parliamo di povertà educativa, parliamo di futuro. E diciamo, il nostro futuro dipende dalla formazione. È strategico capire che quello che avverrà dipende da quello che riusciremo a fare con i nostri ragazzi, dalla formazione soprattutto, da quello che saremo capaci di dargli, è fondamentale. È un problema di scuola? No, io credo che questo sia un problema che deve interessare tutti quanti i cittadini, cioè renderci conto che la scuola è straordinariamente importante. E deve interessare tutti quanti, dico tutti quanti, nessuno escluso. Chi per esempio? Ma a partire dall'operaio a finire dal sindaco della città, dal professore al salumiere, ma tutti quanti. Allora io non mi dilungo oltre e passo la parola al più anziano di servizio, che è Tonino, che tra l'altro pure in ordine alfabetico è primo. Grazie, buonasera. Io innanzitutto ci tengo a ringraziare Cosimo per l'invito che mi ha fatto, perché anche se da diversi anni ormai che sono in pensione, perché me ne sono andato via prima, e mi dà anche la possibilità, mi ha dato la possibilità di approfondire un argomento che è molto intrigante per quanto riguarda un pochino il mondo della scuola, e oltretutto mi fa ritornare a Salerno, perché io sono salernese, anche se abito fuori.
e ci tengo sempre a dirlo perché io mi sono formato qua, ricordo quando questa struttura era l'istituto tecnico, io ho frequentato la scuola elementare assieme col professore Figliomeno e la scuola di Amici si fa vicina, ecco, quindi ho dei ricordi molto cari di Siderno e di questo posto. Bene, io cercherò di non abusare della vostra pazienza, infatti ho voluto sintetizzare in tre cartelle veloci un pochino la tematica, che è molto complessa, poi i colleghi la svilupperanno meglio. Perché ho voluto sintetizzarla su tre cartelle? Perché ci sono dei dati statistici che purtroppo voglio leggervi perché non posso ricordarli tutti. La problematica di stasera riguarda proprio la povertà educativa, che è un settore che è stato un pochino trascurato dal mondo della scuola fino agli anni 90. Dagli anni 90 in poi questo problema è stato un pochino al centro dell'attenzione. E sapete chi l'ha un pochino inserito nel contesto delle determinazioni da prendere? È stata Save the Children, è stata un'associazione che praticamente, operando ormai da diversi anni all'estero, voi basta che vediate un pochino le puntate di Overland, penso le abbiate viste, le continuerete a vedere perché si muove sempre. Vedete che Overland si muove su determinate traiettorie internazionali, seguendo quelle che sono un pochino gli inserimenti di Save the Children per il mondo scolastico nell'ambito dei vari continenti. E in queste scuole, in questi continenti che sono l'Africa, l'Asia, eccetera, Save the Children e l'UNICEF hanno creato delle scuole perché erano dei territori ricchi di materiale umano, di bambini, però non c'erano gli strumenti, le strutture per poterlo fare. Allora, da questa problematica internazionale, calata poi nella problematica nazionale, allora è venuto fuori questo problema della povertà educativa. Io vi chiedo scusa se leggo, però voglio che alcuni concetti rimangano ben definiti, poi al limite possiamo fare anche, se volete, un confronto poi alla fine. Allora, innanzitutto partiamo da che cosa si intende per povertà educativa. La povertà educativa non è altro che la privazione da parte dei bambini e degli adolescenti della possibilità di apprendere, sperimentare, sviluppare e far fiorire liberamente capacità, talenti ed aspirazioni. Uno dei fattori determinanti della povertà educativa è purtroppo la povertà materiale. Ed infatti, a causa di difficili condizioni economiche, molti bambini, ragazzi ed adolescenti non hanno le stesse opportunità dei loro coetanei in situazioni economiche migliori. Il livello di povertà di una persona è legato a diversi fattori, come un'abitazione non adeguata, un ambiente degradato, la mancanza di relazioni sociali, una disabilità priva di servizi adeguati, un territorio privo di servizi di trasporto o con un servizio che non si interfaccia con le esigenze dell'utenza e delle istituzioni. La povertà quindi è da ricollegarsi sia alle difficoltà di soddisfare i bisogni primari, come mangiare regolarmente, vestirsi adeguatamente, abitare una casa con un comfort adeguato, godere di buona salute e lavorare, che a problematiche relazionali, psicologiche, educative e culturali, che influenzano le risorse personali e il conseguimento di un buon livello di soddisfazione e di benessere personale. Dai dati Istat del 2019 risulta che più di 1.300.000 bambini sono in condizioni di povertà assoluta. Questa cifra corrisponde al 13,6% dei minorenni, mentre un minore su quattro, circa 2.700.000 minori,
che è una delle percentuali più alte in Europa dopo Romania e Spagna, risentono il rischio povertà ed esclusione sociale. Sono minori che vivono in famiglie con reddito inferiore al 60% del livello medio nazionale o che hanno genitori che hanno un lavoro saturato. Tali minori sono quelli che spesso ottengono i punteggi più bassi, soprattutto in italiano e matematica, nelle prove che rilevano le competenze acquisite ed hanno la maggiore probabilità di abbandonare gli studi prematuramente. Queste prove sono le prove INVALSI, che corrispondono alle prove OCSE-PISA, che vengono ormai da anni inserite nelle rilevazioni delle varie scuole. Un fattore che è conseguenza della povertà educativa è quindi la dispersione scolastica, cioè la percentuale di giovani che lasciano gli studi o i percorsi di formazione senza avere conseguito un diploma superiore. La percentuale di tale abbandono in Italia si attesta intorno al 13%, mentre nel resto dell'Europa è sotto il 10%. Tale dispersione viene indicata come dispersione esplicita. E accanto alla dispersione esplicita c'è anche la dispersione implicita, che corrisponde all'aver frequentato la scuola ma senza aver acquisito le competenze minime nelle materie principali. E la percentuale di studenti inseriti nella dispersione implicita sono circa un quarto. Quindi un quarto degli studenti, pur avendo acquisito un diploma, non ha le competenze minime nelle varie discipline. Si parla anche di evasione primaria ed evasione secondaria. Questo riguarda soprattutto le popolazioni nelle città metropolitane, la popolazione Rom o in alcuni casi di degrado ambientale in alcune regioni, dove praticamente per evasione primaria si intende la non iscrizione al registro della scuola, mentre si intende poi per evasione secondaria l'interruzione degli studi prima del 16° anno di età. La problematica che abbiamo accennato riguarda un po' tutto il territorio nazionale, soprattutto nelle aree periferiche delle grandi città metropolitane, dove ci sono dei quartieri caratterizzati da enormi costruzioni, che sono delle case dormitorio. In queste zone mancano i servizi, ci sono scarsi luoghi di aggregazione per i bambini e i ragazzi, quali parchi, campetti di gioco, ma è particolarmente incidente questa situazione nelle regioni del sud e nelle isole, e soprattutto nei piccoli centri periferici a montagna. La pandemia, da cui faticosamente stiamo cercando di uscire, ha acuito i problemi, soprattutto per i giovani delle fasce economiche più disagiate. E durante la pandemia è stata coniata una nuova forma di povertà, che è la povertà educativa digitale, che rappresenta un'ulteriore dimensione della povertà e che alimenta ed acuisce il fenomeno della povertà educativa. E da un'attenta analisi statistica risulta che la Calabria è la regione con il minor numero di famiglie collegate ad internet, in cui non sono garantiti ai giovani computer adeguati e connessioni veloci, mentre in molte scuole non sono presenti PC e tablet. La risposta vincente ai problemi su esposte sarebbe naturalmente una didattica di qualità e mirata per superare le condizioni di disagio. Ma bisogna fare i conti con le situazioni strutturali che emergono dalle varie rilevazioni. Ed in effetti risulta che soltanto meno del 13,5% media nazionale dei bambini con meno di 3 anni ha la possibilità di accedere al nido dell'infanzia pubblica. La maggior parte dei posti di nido sono collocati nelle regioni del nord Italia, con una media superiore al 20%, mentre in Calabria invece solo il 5% riesce ad accedere ai posti nido pubblici. Nella scuola primaria, inoltre, poco più di un terzo delle classi offre il tempo pieno e nella scuola secondaria di primo grado
solo il 15% delle classi offre il tempo prolungato, negando ai ragazzi più svantaggiati dal punto di vista economico di svolgere attività di sostegno allo studio, come corsi di recupero e sviluppo del metodo operativo, o inserimento in attività extrascolastiche, come attività sportive, artistiche o musicali, che oltre a ridurre il disagio cognitivo, migliorando le competenze disciplinari ed il metodo di lavoro, servirebbero anche a sviluppare le attitudini socio-emozionali e fisiche, migliorando la relazionalità tra coetanei ed adulti e creando una condizione di benessere personale, oltre che un miglioramento della propria autostima. L'importanza dell'organizzazione di attività extrascolastiche e dell'estensione del tempo scuola acquistano una particolare importanza e rilevanza se si osservano i dati dell'Istat che fanno riferimento all'anno precedente la pandemia e che hanno rilevato come il 67,6% dei minori, compresi tra 6 e 17 anni, non sia andato mai al cinema o al teatro, che il 62,8% non ha visitato un sito archeologico o un monumento, che il 49,9% non ha visitato mostre o musei, che il 48,8% non ha letto alcun libro non scolastico e che il 22% non ha praticato alcuno sport o non ha fatto attività fisica. Anche una sana e regolare alimentazione contribuisce al benessere educativo dei minori, ma soltanto il 50% delle scuole offre il servizio di mensa e spesse volte adesso non possono accostarsi i minori che hanno genitori con basso reddito. Io ricordo una cosa che penso che il professore Figliomeno ricorderà come me. Quando noi frequentavamo la scuola elementare, quale De Micis, quando noi andavamo a casa, avevamo la fortuna di andare a casa perché avevamo una famiglia, prego? No. Avevamo una famiglia che giustamente aveva un reddito adeguato. C'erano molti dei nostri compagni che restavano a mangiare a scuola perché i Pirelli preparavano nel corridoio della scuola, preparavano i banchi con le sedie dove si fermavano i ragazzi con disagio economico che potevano consumare un pasto caldo. Ecco. Quindi questa alla fine, ve lo dico, alla fine degli anni 50 c'era questa situazione. Adesso purtroppo, anche se economicamente siamo, come nazione, siamo avanzati, eccetera, eccetera, molti ragazzi non hanno la possibilità di consumare un pasto caldo. Ecco, la società non dà questa possibilità. Quindi, data la situazione, ben vengono le iniziative di associazioni esterne come Save the Children. Con i bambini, le associazioni a cui faccio riferimento sono Save the Children, con i bambini illuminiamo il futuro, ci sono altre ancora che collaborano con la scuola e le altre istituzioni presenti sul territorio, le famiglie, e che grazie all'impegno di molti volontari si occupano soprattutto di attività extrascolastiche per sviluppare la socialità tra minori e per stimolare gli aspetti socio-emozionali e fisici che altrimenti rischierebbero di restare compressi con gravi danni per il singolo ma anche per la collettività. Nel nostro territorio dovrebbe essere già operativo il progetto LOCRID Educante 4.0, che vede come capofila l'associazione Civitas Solis di Locri, che è supportata da diverse scuole superiori e istituti comprensivi della Locri, da alcune associazioni e da alcuni comuni, tipo Siderno, Caolonia, Città Metropolitana di Reggio Calabria, oppure da enti del terzo settore. Ecco, quindi anche sul nostro territorio ci sono questi problemi, però fortunatamente c'è una soluzione a parte di questi problemi, perché come dicevo prima, queste associazioni garantiscono un po' le attività extrascolastiche, anche se alle volte fanno anche un po' di recupero, però naturalmente probabilmente non ci sono operatori scolastici che operano, sono volontari che si prendono la briga di cercare di sanare delle carenze cognitive che i ragazzi hanno. Alla scuola però
resta il compito primario di utilizzare proficuamente il tempo scuola, estendendolo il più possibile. Quindi bisogna cercare di creare il più possibile tempo prolungato, tempo scuola, elaborando delle strategie di insegnamento il più possibile mirate ed individualizzate, anche con chi piccoli gruppi. Cioè, a problema bisogna trovare una soluzione. Allora, ci sono fasce di studenti che hanno la stessa problematica, bisogna fare, secondo me, una didattica mirata a piccoli gruppi, che sarebbe un po' come l'insegnamento individualizzato. Quindi bisogna definire un pochino i livelli di difficoltà che incontrano e poter operare in questo modo qua. Poi bisogna supportare e valorizzare il capitale umano che le viene affidato. Cioè, alla scuola viene affidato il capitale umano che poi rappresenta il futuro della nazione, del paese. Allora bisogna cercare di trovare le specificità di ognuno. Bisogna avere un rapporto diretto con ognuno, capire un pochino il talento che ognuno ha, stimolarlo, fare in modo che questo talento possa venire fuori, perché è una ricchezza per tutti. Inutile che uno il talento se lo tenga dentro oppure non lo sappia mai. Bisogna farlo. E qua la scuola dovrebbe avere questo compito qua, questo ruolo qua. Cioè praticamente di cogliere le specificità di ognuno e riuscire a portarle fuori. Poi bisogna migliorare anche le capacità relazionali, far capire che ognuno non è solo, che ognuno è inserito in un sistema sociale, e dare al singolo il piacere dell'aggregazione, e capire che effettivamente fa parte di un tutto, che non è singolo. Poi bisogna creare delle condizioni di benessere. Se si creano le condizioni di benessere, il ragazzo a scuola viene tranquillamente. Se sa di poter dialogare, confrontarsi con tutti, riesce a venire, anziché alzarsi al mattino e dire non voglio venire a scuola perché mi fa male la testa, mi fa male la pancia, mi fa male qua, tante volte le famiglie sono in difficoltà anche per questo. E poi bisogna far sì che tutti possano riuscire ad esprimersi e interpretare la realtà che ci circonda. Favorire quindi lo sviluppo del senso critico. Riuscire un pochino praticamente a cogliere il nocciolo del messaggio, dei messaggi che ci vengono praticamente ogni giorno offerti, soprattutto con i nuovi mezzi di comunicazione. Cercare effettivamente di capire quello che c'è dietro il messaggio e farlo proprio, in modo che si abbia la possibilità di fare delle scelte individuali e personali secondo i propri bisogni e non seguire le mode o la massa. Quindi lo sviluppo del senso critico è un'attività che la scuola deve praticamente continuare a fare nel modo migliore, perché quando tu riesci come scuola a fare una testa pensante, hai fatto benissimo, hai ottenuto il tuo risultato principale. Ma le riforme che la scuola sta mettendo avanti da circa un ventennio, cioè investimenti sempre minori, classi di pollaio, pluriclassi, soprattutto nelle frazioni, nelle sezioni periferiche, problematiche strutturali varie. Ma noi ci rallegriamo sempre quando viene costruito un nuovo edificio, ma poi il criterio della manutenzione c'è? O dopo 10 anni, o dopo 10 anni l'edificio costruito con tutti i crismi, poi a un certo punto comporta delle crepe, delle difficoltà per cui in effetti non è più agibile. Ecco, quindi creare queste condizioni qua. Poi ci sono accorpamenti selvaggi tra indirizzi scolastici diversi, con numero di alunni spropositati. L'ultimo accorpamento di cui ho avuto eco in questi giorni è che hanno fatto degli accorpamenti qua in zona con 1700 alunni, cioè scuole di diverso indirizzo con 1700 alunni. Ditemi voi come è possibile seguire individualmente i ragazzi
quando ci sono questi numeri abnormi, per cui praticamente non si riesce veramente ad intervenire singolarmente per i bisogni che loro hanno. E spesse volte noi sprechiamo l'opportunità di creare sia un cittadino idoneo, sia praticamente un futuro professionista che potrebbe fare del bene a tutta la società. Poi ci sono altri problemi, tra cui carichi di lavoro eccessivo per i dirigenti, che spesso non hanno materialmente il tempo per coordinare la didattica. Poi ci sono le scuole in reggenza. Le scuole in reggenza sono anche un danno, perché praticamente si considerano scuole di serie B, non hanno il senso di appartenenza, questo secondo me è negativo. E questa frustrazione dei docenti ricade anche sui ragazzi e sulle famiglie. Quindi effettivamente. Poi c'è la mortificazione della scuola secondaria di primo grado, che è aggregata come ruota di scorta alla scuola primaria. Cioè la scuola media, la scuola secondaria di primo grado, che ha sempre svolto una determinata funzione, perché se noi andiamo a valutare l'età dell'uomo, l'età della persona, si basa su un'infanzia, su una fanciullezza, preadolescenza e su un'adolescenza. E ogni settore dovrebbe avere il suo praticamente punto di riferimento nell'ambito della scuola. Avendo creato gli istituti comprensivi, si è sminuito un pochino il valore della scuola media. Quindi i ragazzi non capiscono il passaggio, tante volte non acquisiscono bene il passaggio tra fanciullezza e preadolescenza. Poi praticamente c'è ancora la mancata e continua formazione dei docenti. I docenti non possono essere tutt'oggi. Ogni docente deve avere un ruolo specifico, un settore specifico, e deve essere professionista di quel settore specifico. Poi che si dia da fare, perché interagisce con gli altri, collabora, eccetera, eccetera. Però non si può pretendere che il docente sappia fare tutto. E così via. Se a tutto ciò poi si aggiunge la conflittualità sempre maggiore tra famiglia e scuola, i fatti di cronaca recente lo vedete, no? Genitori che vanno a reclamare, poi picchiano i docenti, picchiano i presidi, picchiano, eccetera, eccetera. E poi per non parlare anche un altro problema è l'appiattimento salariale degli operatori scolastici. Dovrebbero essere rivalutati nella funzione, nel ruolo, e avere anche delle retribuzioni adeguate. Perché purtroppo siamo in una società in cui si va a vedere quanto guadagna qualcuno e si dà valore al guadagno che viene fatto, non al valore delle cose che vengono proposte. Bene, per me è un quadro pessimistico, però io adesso passo la parola ai miei colleghi che penso possano avere un valore ottimistico della situazione. Grazie per l'attenzione, scusate se ho dovuto. C'è quello? Se tu mi viene dopo, ma tutti i giorni la dirigente di Topetuccio. Più che pessimistica, non menzione. E proprio perché ho queste visioni, ma non, cioè l'ottimismo è della volontà, questo è quello che ci porta anche a partecipare e a mettere passione, come ha fatto poc'anzi questa ragazza. E io, che sono da poco uscito comunque, no? In particolare in questo anno, dove si sono concentrate due aspetti importanti per la scuola, vale a dire il dimensionamento scolastico da un lato, l'autonomia differenziata che sta galoppando. Questo personalmente mi ha messo in allarme, non un allarme come uomo del sud, no, assolutamente, ma mi ha messo in allarme come educatore che conosce, pensa di conoscere, in quanto ho lavorato 40 anni nelle scuole, nelle nostre scuole. E allora, in vista del prossimo appuntamento, perché mi diletto a scrivere, sono andato
a rileggermi quello che disse Piero Calamandrei nel 1950 all'Assemblea Nazionale che della tutela della scuola pubblica nazionale. Era l'11 febbraio del 1950. E siccome è stato sempre un uomo lungimirante, quello che ha detto sono state pietre, allora me lo sono riletto e penso di riproporlo in questi giorni in chiave di lettura attuale, in quanto è profetico. Naturalmente non vi tenterò a leggere tutto, no? Però alcuni passi. Quando Piero Calamandrei interviene, Piero Calamandrei è un padre costituente, viene più volte citato in quanto come contro la scuola privata, non è assolutamente vero perché non era per la scuola che lo Stato doveva mantenere il controllo, però era per la scuola nazionale. Io ve lo dico subito, ci stiamo preparando a fare un appello affinché la scuola torni ad essere scuola nazionale, e per un motivo semplice, perché il pericolo che sta alle porte per quanto riguarda l'autonomia differenziata ha due settori che rischiano grosso e che rischiano di disgregare lo Stato, la sanità e la scuola. Non per altro, perché ormai è entrata purtroppo nella logica da 30 anni a questa parte, e non salvo nessuno delle parti politiche comprese la mia, ad aver parlato di scuola in particolare in funzione dei tagli, perché in gioco ci stanno nel bilancio dello Stato italiano per la scuola sono 50 miliardi, e molti, il 96% di questi 50 miliardi sono assorbiti da stipendi, ecco perché fanno questo tipo di danni. E allora dicevo, sono andato a ritroso per vedere cosa quel messaggio che lanciò allora profetico Piero Calamandrei dicendo: io considero la scuola un organo dello Stato, un organo costituzionale dello Stato. E interrogando dice: voi se vi chiedono chi sono gli organi dello Stato, che dite? Legislativo, la Camera, giudiziario. Io vi aggiungo uno, vi aggiungo la scuola. Ecco perché deve essere scuola nazionale, non può essere scuola delegata come nei paesi anglosassoni agli enti locali, per la storia di questo paese, per la storia nostra. E dice per un motivo molto semplice, per una parola che si porta dietro: democrazia. La scuola è organo costituzionale perché ha il compito di far crescere le classi dirigenti di questo paese. E quando dice Piero Calamandrei, mi riferisco a classe dirigente, non mi riferisco, dice testualmente queste parole, agli uomini politici che siedono a Camera e Senato, tra parentesi, e che spesso urlano, pure allora urlavano, immagino oggi, non a questi, mi riferisco a coloro i quali vanno a ricoprire cariche di servizio, iniziando dai più alti ai più bassi. Quella è la classe dirigente che tiene una democrazia in un paese, e questo lo può avere solo una scuola che sia pubblica e nazionale. Dice Piero Calamandrei, anche coesistendo con una scuola privata, ma una scuola privata le cui regole le deve dettare la scuola lo Stato, quindi scuola nazionale. Oggi voi vedete, l'altra sera abbiamo fatto un incontro sull'autonomia differenziata, 23 materie delegate, ognuno può chiedere, la regione può chiedere 23 materie delegate. Tra queste materie, oltre all'istruzione, pure il giudice di pace, la magistratura di pace, non so come va, persino relazioni con commercio con l'estero. Vi rendete conto, la Calabria, commercio con l'estero, ma manco l'Emilia Romagna con quel commercio, non lo so, commercio con l'estero. Dice, salvo fissare i livelli essenziali di prestazione, no? E poi vedete come si fa a fissare un livello di prestazione per il commercio con l'estero. È inventato, non me ne voglio il collega, Made in Italy, la scuola Made in Italy adesso. Hanno fornito soltanto i programmi del biennio, e uno che si iscrive a Made in Italy non sa che farà nel triennio. Poi, se sbaglio, io sono andato a leggermela, sicuramente questa legge pubblicata
C'è soltanto il programma del biennio. Sì, sì. Ti immagini tu un genitore va a scrivere il figlio e dici poi fra due anni ti diciamo che farete, e hanno chiuso l'istituto tecnico per il turismo, che era l'unico istituto a livello di Made in Italy che possedevamo. Però ci mettono un'etichetta e subito è innovazione. Dice ancora Piero Calamandrei, guardate che profeta. Bisogna tenere d'occhio i cuochi di una bassa cucina. Ci sono due totalitarismi in vista. Quello era recente, perché siamo nel 1950, la Costituzione era entrata in vigore nel 48, erano alle spalle, avevano avuto il ventennio fascista. Dice, non mi riferisco a questo ventennio che noi abbiamo alle spalle, mi riferisco a quel totalitarismo che lui chiama sottile, nascosto. Vale dire, faranno in modo di, guardate che profetico, di squalificare la scuola pubblica, la manderanno all'astrico, ci sarà chi tenterà in tutti i modi di portarla sotto, al disfacimento, come dice lui, senza, non diranno che c'è più la camicia nera, non ci sarà più il Duce che griderà dalla finestra, però questo sarà il totalitarismo, lo diceva, dei prossimi 30 anni. C'è un seccato che deve passare a 70, però siamo lì. E questo lo chiama totalitarismo subdolo, indiretto, torpido, come certe polmonite torpide che vengono senza febbre. Vedete che bello? Ma che sono pericolosissime. Facciamo l'ipotesi che ci sia un partito al potere, un partito dominante, il quale però fondamentalmente vuole rispettare la Costituzione, formalmente. Non la vuole violare in sostanza, ma vuole fare la marcia su Roma e trasformare l'aula, non vuole trasformare l'aula in un alloggiamento per i manipoli, ma vuole istituire senza parere una larvata dittatura. Allora che cosa fare per impadronirsi della scuola? Si accorge che le scuole di Stato hanno il difetto a essere imparziali, comincia a trascurare le scuole pubbliche, ad impoverirle, lascia che si animizzino e comincia a favorire la formazione privata. Stiamo attenti che è la fotografia di quello che avviene oggi, e dice ancora di più, non la scuola privata, ci saranno tante scuole private. Ci saranno quelle scuole private le quali gli esami sono più facili, si studia di meno e si riesce meglio, apparentemente. Quindi vedete, ci sono due scuole private, una quella d'elite e una quella che riesce meglio. Ti sembra, ti prendi un diploma, ti prenderai una laurea, alla fine però ti troverai con un pugno di mosche. Intanto crescerà, e guardate voi, come abbiamo noi il panorama, se non si configura una cosa del genere. Ultimo aspetto che Pietro prende in esame, Pietro Calamandrei. E poi c'è ancora un pericolo, forse il più grave, è il pericolo del disfacimento morale della scuola. 1950, 11 febbraio, questo senso di sfiducia, di cinismo, più che di scetticismo, che si fa diffondendo nella scuola, specialmente tra i giovani, è molto pericoloso. È il tramonto di quelle idee della vecchia scuola di Gaetano Salvemini, di Augusto Monti, la serietà, la precisione, l'onestà, la puntualità. Queste idee semplici, il fare il proprio dovere, il fare lezione, e che la scuola sia una scuola del carattere, formatrice di coscienze, formatrice di persone oneste e leali. Si fa diffondendo l'idea che tutto questo è superato e che non vale più. Oggi valgono appoggi, raccomandazioni, dice Piero Calamandrei, tessere di un partito. Il pericolo è il disfacimento morale della scuola. Questo viene scritto da Piero Calamandrei, 1950. Rapportiamolo all'oggi e vediamo a cosa siamo arrivati.
E Veselovassa diceva, giustamente, ci aveva detto che cosa significa povertà educativa. E oggi la povertà educativa è bene, cioè quella che è prevalente della povertà, e specie della povertà scolastica educativa, non è quello che ci hanno fatto prima capire, che è la dispersione esplicita. Ho capito che Ruccio, che non va a scuola, fino a 16 anni, almeno come hanno fatto la legge, cominciano, ti mandano prima una lettera, poi ti mandano il comune, poi ti i servizi sociali e torni a scuola. Quello non fa più testo, perché praticamente non esiste, se non in ambiti tipo delle periferie. Più colpisce più le periferie delle città e meno noi. Quello che colpisce noi, e questo è molto grave, è quella implicita. Cioè, io ti do quello che diceva Piero Calamandrei, io ti do un diploma, casomai ti gonfio di 100, ti faccio sentire che sei arrivato alle stelle e non sai, però appena arrivi fuori, poi non sai affrontare il contesto che la vita purtroppo ci impone. Questa è la vera povertà. E a questa povertà, giustamente, nostro grande maestro, a cui ci ispiriamo, Don Milani, diceva: dai più scuola a chi meno ne ha, no? Più scuola, anche qui però colpevolmente. Ecco perché io vengo al dimensionamento scolastico. In Calabria il tempo pieno è all'11%. 11. Se questo 11 lo rapportiamo a quello reale, è 5,5. Per quale motivo? Perché il tempo pieno non inizia il 1° settembre, perché il tempo pieno non finisce a fine anno scolastico, perché il tempo pieno i sindaci prendono l'impegno di farlo, il preside fa, che poi è quello che sta in mezzo a due, no? Il preside fa l'organico, gli mandano, e quindi lo Stato assolve i suoi compiti, l'ente locale non assolve i suoi compiti. Per cui, se noi andiamo, come stiamo andando in giro, a vedere nelle scuole che si sono, i comuni che si sono resi disponibili al confronto, troviamo che se andate a un comune X, non dico perché non è giusto, trovate che aveva fatto un impegno da 3 anni e questa scuola a tempo pieno non è mai iniziata. Se andate a un comune più giù, vedete che trovate il bando, quando diciamo al sindaco, ma chiedo scusa, il bando è stato fatto il 6 dicembre, il 1° dicembre, come fa questa scuola a iniziare? Inizia subito dopo Natale, è già mezz'anno, se ne è andato, va bene? Quindi, di fatto, quell'11%, calcolo che è metà, è 5. Questa è la cosa. Poi però c'è il, dall'altro contraltare, soldi a valanga delle scuole progettificio. Se qualcuno mi sa dire se è stato fatto un bilancio di quale ricadute tutti questi soldi hanno avuto nella formazione dei ragazzi, non c'è, perché in alcuni casi era meglio metterli su un aereo la mattina, portarli a Berna o a Zurigo, farli studiare, tornavano e soltanto a fare questo viaggio, senza neanche apprendere lì a fare lezioni, imparavano più di quanto invece stanno in classe. Perché c'è l'altro elemento importante, che è il senso di responsabilità. I livelli essenziali di prestazione dovrebbero essere livelli essenziali di responsabilità. Tu sindaco che ti sei impegnato a fare la mensa e non la fai, io ti faccio tornare indietro, non te li do, anzi, perché noi che paghiamo le tasse, e qui la maggior parte li paghiamo per intero, abbiamo l'addizionale IRPEF comunale, l'addizionale IRPEF regionale, quello che va allo Stato. Lo Stato prende questa IRPEF e la trasferisce, la parte della regione, dovrebbe dire: sindaco, torna indietro, questi soldi non te li do, perché hai preso questo impegno e lo hai disatteso. Giusto? E non lo fa. Ma non lo fa per questo disfacimento di ordine morale che ormai è imperversato. Stessa cosa. Noi abbiamo adesso una grande occasione, il PNRR, no?
Col santo benedetto PNRR, se l'Europa ti dà i soldi, e qui purtroppo c'è una mezza ragione che hanno in questa diatriba di autonomia differenziata. Ecco, qui dobbiamo essere noi coscienti, metterci una mano sulla coscienza come classe dirigente meridionale e dire: questi ci vogliono buttare a mare, no? Ma noi stiamo dando anche la mano per farci buttare a mare. Non si possono disperdere questi soldi in fesserie. Occorre costruire le scuole, la qualità. Se noi diciamo che la povertà educativa si misura dai livelli e la qualità si misura anche da dove uno vive, la qualità della vita di uno di noi si misura di quello che mangiamo, di quello che studiamo e poi della casa che stiamo dentro. No? Non possiamo pensare di mangiare caviale e poi stare in una baracca. Stessa cosa per gli alunni. Vedete in quale stato e quale tipo di intervento assume prioritario l'intervento pubblico, specie nel sud Italia. È deprimente. È qualcosa di orribile, che in parte viene anche da questa benedetta Europa, che viene bistrattata anche se sbaglia. Se io, comune X, risiderno, non ho depuratore, scuole e cose, perché ti devo dare i soldi a fare musica, premi letterari, premi così? Non te li dovrei dare prima. Se sei a posto così riceverai, se no stai come sei, fino a quando non metti ordine a questa benedetta scuola. Invece ci spariamo un concerto a Roccella, già pagava poco, ma comunque ne abbiamo pagato pure là, ci spariamo a Crotone. Per una serata di ballo, dice, però quei soldi sono, certo, te li danno, ma prima di andare a Crotone a dare questi soldi, tu Europa che finanzi soldi, dice, ma Crotone, a che punto stai con le tue scuole? Andiamo a vedere i dati e vediamo come è messa Crotone con le scuole. Altro aspetto, giustamente si faceva rilevare. Le scuole, siccome ormai sono diventate, ma è da molto tempo a questa parte, non ambienti di formazione, sono diventati degli uffici di collocamento. E questo è un organo dello Stato, come lo concepiva Piero Calamandrei, non dovrebbe essere questo. Se serve, sì. Se lo potenziamo, sì. Non che deve restare. Vi leggo dei numeri, come giustamente mi devo pure io, non me lo ricordo. Pensate voi che nella scuola calabrese vige più di ogni altro la pluriclassi. Abbiamo 65 pluriclassi primarie in provincia di Cosenza. 65 pluriclassi, la negazione dell'insegnamento e dell'apprendimento. Della primaria? Primaria. Sì, 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 primaria. 105 pluriclassi di primaria in provincia di Cosenza, scusate, e 65 in provincia di Catanzaro, 20 pluriclassi in provincia di Crotone, 67 pluriclassi, e stiamo parlando di pluriclassi non montane, perché su 65 della provincia di Catanzaro, 0 montane, su 105 della provincia di Cosenza, 10 montane. Questi sono dati che ci ha fornito l'assessore alla pubblica istruzione, li trovate anche sul sito delle linee guida. 20 pluriclassi senza montane a Crotone. Abbiamo 67 pluriclassi primarie in provincia di Reggio Calabria, di cui 3 montane. E poi l'ultima è Vibo Valentia, che ha 35 pluriclassi, di cui 2 montane. Quindi noi abbiamo l'equivalente di 250-260 pluriclassi in Calabria, 250 pluriclassi. Ora, come puoi fare tu una politica di intervento di contrasto alla dispersione scolastica contro la povertà educativa? Tu puoi fare, finanziare tutto. Io conosco, sono 16, da soli, puoi fare tutti i progetti che vuoi di allargamento. Se tu il tempo pieno non lo fai,
perché lo riduci a quello che è già, e all'11 ridotto alla metà in quel modo, e quindi non dai più opportunità. Che fai? Non dai le opportunità, ti tieni le pluriclassi e poi pensi di compensare facendo lavorare anche d'estate, d'inverno, le Civitasos, tutti quelli che fanno il loro dovere. Non sto criticando loro, sto criticando lo Stato che pensa di dare questo tipo di deterrenza. Deterrenza però è fasulla. Penso di eliminare il problema. No, qui non pensi di eliminare il problema, qui il problema lo stai incancrenendo. Ancora, quando si parla, qui viene quella della cosiddetta amoralità, no? Se tu Stato, te la prendi però, benedetto Dio, con l'operatore, no? Scolastico, con sia esso dirigente, sia esso insegnante e tutto, tu fai delle leggi che cozzano contro la logica, no? E purtroppo io ho una critica da fare ai ragazzi, ma in senso buono, no? Non voglio apparire paternalistico. I primi a ribellarsi dovrebbero, non hanno più la forza di ribellarsi, ne abbiamo anestetizzati. Tu fai, prendi tutte queste riforme così, dalla sera alla mattina, non gli dai neanche il tempo di maturare queste cose, no? Avevano fatto non per esempio. Non si confrontano poi. No, ma subiamo, no? Subiamo dalla sera alla mattina, ti mettono di più. Pensate alla riforma fatta sul 3+2 all'università. Guarda, e nessuno che tocca questo argomento, ma sapete perché non lo tocca? Perché tocca le cattedre universitarie, perché non è fatto per loro, è fatto per le... Allora, fanno tre, tutti questi crediti, noi siamo tutti in una certa età e ci ricordiamo, ma non lo so, tutti questi crediti ogni mese, esami, no, non si capisce assolutamente nulla. Arriva un'altra e devono fare il +2. Fanno prima una tesi e poi fanno un'altra tesi. Insomma, praticamente li hanno messi nelle condizioni, questi poveri ragazzi, di dire, ma a questo punto vado per insegnare alla scuola elementare, che è richiesta, se devo fare questo vado a fare l'astronauta. E con i guadagni che ci stanno, giustamente, con guadagni dello Stato, ma organizzano i centri formativi. Poi dici, no, deve fare il TFA. TFA, ti piantano lì, vanno da 2.800.000 a 4.2, quindi una media è 3.600 euro per un anno imbottigliato a seguire tirocinio formativo attivo direttamente, corsi il pomeriggio. Io non lo so, io ho visto il programma che svolgono questi del tirocinante. È da spararsi, perché no? Specie se per pure avere una supplenza, come fanno a frequentare? Con la laurea magistrale 24 FCU. E 24, poi è 24 FCU, ma non solo, prende il 24, poi si sveglia e arriva la 60, e questi poveri ragazzi che scappano, chi mi dà una C20, chi mi dà una C15? Ora, capite bene che questo elemento cervellotico andrebbe contrastato con forza, una forza però che non c'è più. Io temo che non ci sarà più neanche la forza di contrastare quello che è il modello dell'autonomia differenziata. E quello è quello che mi sta a cuore di più. Sapete perché? Perché non c'è qualcuno che possa alzare il dito e dire tu non puoi farlo, perché sono complici tutti. Vedete, e siamo complici anche noi però, eh? L'autonomia differenziata, che ha dentro anche la scuola, è stata riformata nel 2001 ed era di un colore. Oggi è di un altro colore. Quindi i colori precedenti non possono dire niente di questo e questo non può dire niente di quello. Ancora peggio. Nel 2001 siamo stati chiamati come corpo elettorale e ci siamo presentati a votare il referendum confermativo che non prevede il quorum, quindi sapevamo del pericolo, ci siamo presentati, il 64% ha detto che la voleva, il 36% dei fessi hanno detto che non la volevamo. E oggi quindi noi siamo corresponsabili. Questo cittadino reclamato da Piero Calamandrei non si rivolgeva soltanto al cittadino
diciamo, potere, si rivolgeva al cittadino sovrano, avvisandolo, dice: guarda che tu sei cittadino sovrano, se ti mettono per terra la scuola non avrai neanche gli elementi per contrastare il cittadino potere. Siamo arrivati a questi elementi. Io non so se farà presa, forse al pericolo è arrivato quando uno si sente prossimo alla morte, invoca lo Spirito Santo, anche se è ateo, no? Io non lo so, ma questo appello alla scuola, di salvare la scuola come scuola pubblica nazionale, penso che faccia il quadrato anche con quello che chiamano il sistema sanitario nazionale, e poi che fanno regionale, perché se andiamo a Basilicata dobbiamo pagare. Così arriverà anche per quanto riguarda la scuola. Per cui ben venga, e mi fa piacere che ci sia questa presenza di ragazzi, e io spero, perché conto, glielo stiamo presentando a loro, no? Noi stiamo parlando e in qualche modo la tasca ce l'abbiamo, ce la svuotano, perché per consumersi... Vabbè, andando a votare al referendum. In qualche modo noi l'abbiamo tirata a barco asciutto, come si suol dire, ma noi consegneremo un paese, una regione e un territorio come questo, dove loro non diranno più nulla, perché la maggior parte se ne sono andati via. Quindi questa classe dirigente non arriverà lì, per un motivo molto semplice, perché quando arriverà l'appuntamento loro saranno i più vicini, Roma, Milano, Torino, i più lontani saranno Las Vegas, cose, e se ne andranno. E qui ci sarà la desertificazione educativa. Perché? Desertificazione educativa per assenza di educatori e peggio ancora di discenti. Più che applaudire dovevamo piangere. Buonasera a tutti, che dire dopo gli interventi sia con San Pellegrino del presidente La Rosa e di Vito Perruccio, e ho preso degli appunti, non ho portato scritti, però vorrei soffermarmi su alcuni aspetti. Io non vedo pessimismo, è una cosa che poi non mi piace, che non sono pessimista per natura mia nella vita, e poi penso che una cosa che non dobbiamo fare è continuare a piangerci addosso, oppure pensare che sono gli altri, ma assumerci le nostre responsabilità, come ha detto bene Vito Perruccio, siamo tutti corresponsabili. Dimensionamento. Dimensionamento è un qualcosa che è stato fatto in tutta Italia. Però chi ha il maggiore disagio, a prescindere dal colore politico, perché io ho un ruolo istituzionale in questo momento, sono qua come dirigente scolastico, sicuramente lascio da parte la politica. Io parlo di decisore politico in senso generale, perché non è che noi è cambiato quando siamo passati da un tipo di governo a un altro, cioè abbiamo avuto questo stravolgimento, si combina, le cose vanno sulla stessa linea. Parliamo della scuola, si parlava di sanità, per i medici cubani, si diceva che l'università ha fatto il sistema 3 più 2, il problema, se uno basta ascoltare, è pure bello da ascoltare, divertente, il presidente della regione Campania, per dire, quando parla dei test di medicina, dice che sono cose fuori dal mondo, sono fatto per mantenere un sistema che noi prepariamo i giovani. La scuola oggi è aperta, e poi torniamo su questo, perché la scuola di oggi non può essere la scuola di 50 anni fa, perché la scuola è lo specchio della società. La società di oggi non è la società di 50 anni fa. Io parlavo col presidente della Rosa prima, che una persona che aveva 60 anni, 30 anni fa, già aveva prospettive diverse. Oggi io 60 anni, a volte mi sento un ragazzino, a volte mi sento più vecchio forse di quello che sono, ma non è diverso. Guardiamo la famiglia come era quando eravamo noi ragazzi. Avevo il nonno, c'erano praticamente i genitori, non c'erano badanti, non c'erano le RS, ma c'era una famiglia di un certo tipo. E quelle che andavano bene, come parlava prima il presidente, era buono reddito. Le donne stavano a casa, quindi stavano con i figli. Oggi le donne trottano il doppio degli uomini, lavorano, come fanno a badare un figlio
che va a scuola. Quindi la scuola di oggi non può essere quella di ieri, anche se siamo romantici, non c'era internet. La scuola di una volta era l'unica agenzia educativa esistente al tempo di Piero Calamandrei, e noi dovevamo formare i giovani. Io mi ricordo quando facevo Marachelle, la cosa che ci e va a scuola, no, perché chi andava a scuola doveva comportarsi bene, perché gli venivano impartite delle regole e rispettava delle cose. Oggi abbiamo il problema opposto, oggi loro sono bombardati tra internet, tra notizie che ricevono. La scuola ha una cosa fondamentale, mentre prima bastava che la scuola insegnasse a noi leggere, scrivere, far di conto, e questo ci chiedeva, oggi non ci chiede questo. Oggi la scuola ci dice che dobbiamo formare buoni cittadini. E per formare buoni cittadini non abbiamo bisogno di teste piene, perché teste piene ce ne abbiamo, che le notizie arrivano oggi. E la scuola è l'ultima agenzia formativa, forse, nell'impatto delle notizie della... Ma dobbiamo formare delle teste che ragionano, delle teste ben fatte, non ben piene, diceva qualcuno. Quindi la prima cosa che dobbiamo imparare è ad assumerci le nostre responsabilità. Noi ci troviamo in una situazione del genere, col dimensionamento, con i dati precisi, tecnici. La Calabria ha perso 79 dirigenze. Dice, non sono cambiati i punti di erogazione del servizio. Cambieranno, perché ci saranno ripetere. Sicuramente ci saranno. Quando parliamo di formazione, o a tutto quello che hanno detto, che vi ho ascoltato, avete tutti i dati precisi, è bello, pure il discorso quando parliamo di istruzione e formazione, pure qua c'è da fare una distinzione. Al tempo di Calamandrei la Costituzione dice che lo Stato non deve intervenire con finanziamenti se non per scuole statali pubbliche. Ma oggi le scuole private sono scuole pubbliche. Quando hanno fatto delle modifiche i nostri costituzionalisti, perché in Audi, che è stato un altro dei padri fondatori, c'è l'articolo, mi sembra che sia 81-82 della Costituzione, non me lo ricordo, però diceva che per ogni legge dello Stato che c'è, bisogna che ci sia prevista la copertura finanziaria. Ma è stato eluso questo articolo, se no non avremmo il debito pubblico che abbiamo. Perché si ricorreva al prestito, quella non è copertura finanziaria. Abbiamo un debito pubblico spaventoso. Le leggi sono fatte, però vanno rispettate e poi vanno eluse. Oggi nel nostro sistema scolastico c'è una scuola privata e anche scuola pubblica, non è statale, quindi è integrata. Non so se è un bene, non so se è un male, sentendo Calamandrei che faceva alcune previsioni nel 1950, dobbiamo riflettere. Però la cosa che dobbiamo fare è assumerci le nostre responsabilità, fare del nostro meglio per fare le cose. L'ultimo dimensionamento in Calabria, sapete quando è stato? È stato fatto nel 2012, che è stato imposto. Cioè no, c'era l'assicuro. Noi di queste presidenze che abbiamo perso, di cui 17 province di Reggio Calabria, le abbiamo perse perché il decisore politico non è intervenuto prima. Perché se avessero fatti accorpamenti di un certo tipo prima, cioè prendere due scuole piccole, accorparle insieme, far rimanere una dirigenza, avremmo perso molto di meno, ma molto meno. Invece si lascia che le cose aspettiamo. L'Emilia Romagna non ha fatto così, la Lombardia non ha fatto così, altre regioni più virtuose non hanno fatto così. È finito il tempo delle vacche grasse, ho sentito una volta in un comizio qualche anno fa, che oggi ci danno soldi, arrivano soldi, come diceva il preside Birrucci, però spesso ci devono essere degli obiettivi prefissati. Parlavamo di dispersione implicita. Uno degli obiettivi della formazione, cioè formazione, istruzione, oggi in tutti i paesi del mondo c'è l'insegnamento continuo per tutto l'arco della vita, e questo ne è un esempio oggi. Qui siamo tante persone, siamo avanti con gli anni, ci aggiorniamo, anche se non lo facciamo per lavoro, lo facciamo per arricchire il nostro bagaglio culturale, ed è importante. Non a caso accennava prima il prese della Rosa ai fatti che sono, perché è successo un altro fatto, uno a Taranto, un altro nel Foggiano. Cioè assistiamo a genitori che vanno a scuola e o sono depoperati da qualcosa, o l'insegnante non sa fare l'insegnante, o i figli non vengono. Qui si deve anzitutto proprio far diminuire questo analfabetismo di ritorno, questa dispersione, perché il Covid con
l'insegnamento digitale, l'insegnamento a distanza, che in quel momento, quando c'era praticamente solamente, era l'unico possibile. Cioè i genitori non capivano che comunque quando un insegnante spiegava con la telecamera o con altro, era come se fosse in classe. Molti genitori ascoltavano, quasi quasi dicevano la loro come spiegava l'insegnante, quasi quasi. La cosa che vanno a guardare è il voto che è stato dato, però l'altro è stato trattato così. E questa è la cosa più sbagliata del mondo. Io sono pure contrario ai crediti formativi, però non sono contrario a chi va ad insegnare ed abbia competenze pedagogiche. Perché io, per esempio, come il professore Perruccio, io insegnavamo diritto, però competenze pedagogiche non abbiamo studiato pedagogia, ci lasciavano fare. Oggi lo spirito sarebbe che chi va ad insegnare parlava di rapporti relazionali, oggi è la base, oggi è più importante soft skills, si chiamano, che oggi non è che possiamo avere competenze su tutto, sarebbe assurdo, nessuno può avere competenze su tutto. La capacità razionale, l'empatia, il riuscire a rapportarsi con gli altri è alla base. Quindi la cosa importante è prefissarsi degli obiettivi e cercare di raggiungerli, anche con dei mezzi che noi abbiamo, perché la scuola non è un corpo estraneo alla società. La scuola fa parte integrante della società. La società si è evoluta, non viviamo come vivevamo 50 anni fa. La scuola non può essere quella di 50 anni fa, anche se siamo nostalgici. La formazione dei docenti è alla base. Un ragazzo che non andava a scuola 50 anni fa aveva una prospettiva diversa, poteva zappare magari. Oggi no. Oggi è la responsabilità della scuola essere vicina alla società. E una volta la scuola era autoreferenziale, non aveva interlocutori, era la scuola. Oggi la scuola deve interagire col mondo. La carta d'identità della scuola è il POF, il piano dell'offerta formativa, che di fatto è una progettazione. Questo è il progetto. Perché se io voglio realizzare un obiettivo, che devo fare? Un progetto, dico quali sono gli obiettivi che per prefiggo. Quali sono i mezzi finanziari che ho? Perché poi ci prefiggiamo le cose non vengono sostenute. Cosa vogliamo per ragazzo che si diploma? Sapete il disagio giovanile che c'è oggi? Io dirigo un istituto di istruzione superiore, nello specifico le GE Mazzini di Lodi, l'ex magistrale. Il più grande istituto. Ma oltre che il più grande, non lo so, non è, questo è un dato secondario, non lo saremo più con gli accorpamenti l'anno prossimo, perché ci saranno magari macro istituti. Io penso che c'è, se noi guardiamo i sistemi educativi europei, i migliori, dove riescono proprio ad attuare questa, la didattica motivazionale, si chiama, perché oggi la bocciatura, la Calabria è prima una cosa, lo sapete, nei voti che abbiamo, nei centri allora, però non hanno una corrispondenza. Perché questi qua, i nostri ragazzi, quando si vanno a misurare con gli altri, praticamente rimangono indietro, uno con un 60, magari della Lombardia, o del Veneto, o del Piemonte, lì ha risultati migliori. C'è un motivo, che parlavate della raccomandazione con la madre, ma questo da noi ce l'abbiamo nella nostra mentalità, nella pressione. Insomma, non assistiamo più allo scempio che c'era qualche anno fa, quando c'era un esame di Stato che buttava la lenza di c'era un assembramento continuo fuori gli istituti quando c'erano gli esami ed era vergognoso. Oggi non c'è e diciamoci delle cose, che non è che una volta era tutto meraviglioso, in alcune cose siamo migliorati, siamo cresciuti, abbiamo una consapevolezza diversa. La scuola si ricorre allo psicologo e hanno disagi e problemi in maniera assurda, ma tantissimi ragazzi. Se i nostri figli non stanno, non sono felici, forse noi stavamo meglio, avevamo meno ma stavamo meglio, ma è diverso il lavoro. Cioè una volta uno di noi che andava al lavoro, acquisiva un lavoro, acquisiva le competenze, tutta la vita faceva quel lavoro. Oggi non è così, oggi uno di loro va a lavorare, non ha un posto a tempo indeterminato, dopo 4 giorni deve cambiare. Stanno mettendo piattaforme digitali, si parlava pure della digitalizzazione. Oggi vogliono svecchiare, non licenziano e non danno trattamenti come le davano una volta, scivolamente e quant'altro, perché non ci sono le risorse. Se no ci sarebbe necessità di avere persone giovani, persone che hanno competenze digitali. E la scuola deve essere adeguata ai tempi.
La scuola, il tempo pieno va bene, ma va fatto come va fatto. La scuola dovrebbe essere aperta, in alcuni paesi è sempre aperta. Si potrebbe fare, anche con... c'è un dispendio di risorse, poi ci sono le problematiche che diceva il Presidente Cruz. Però ci deve essere anche e soprattutto la volontà da parte delle famiglie, perché se finché la famiglia manda il figlio a scuola per avere il voto più alto che possa prendere, oppure pensa, non c'è quella fiducia, non c'è il riconoscimento sociale delle figure degli educatori, che sono gli insegnanti e gli operatori scolastici, non ci va in nessun posto. E qui si parla di reclutamento, si parlava di retribuzione, no? Quando c'è il reclutamento, viene fatto un reclutamento che dobbiamo scegliere persone di livello, perché tra una persona brava, tra andare ad insegnare, che prende uno stipendio non so di quanto, oppure ha grandi capacità e riesce ad andare ad avere retribuzioni che sono sicuramente più appetibili, dove va? Io scelgo il meglio se mi pagano meglio. Quindi anche il reclutamento è importante. E la formazione continua dei dirigenti. E la valutazione dei dirigenti. Perché in tutti gli stati c'è la valutazione. Questi sono problemi. Noi abbiamo uno spopolamento per vari motivi. Non abbiamo lavoro e se ne vanno. Se non ci sono, certo che diminuiscono, chiudono le scuole e parlavamo di edifici. Fra qualche anno saranno in esubero gli edifici. Perché non c'è, ma non c'è, non c'è, non si fanno figli. E quei più pochi che abbiamo se ne vanno fuori a lavorare. Quindi alla fine è naturale che vanno, che poi tagliano. Ho fatto l'esempio della sanità, si è parlato di tutti i settori strategici. Certo che questo è il problema, ma il problema siamo noi. Dobbiamo migliorare noi, dobbiamo avere coscienza che non dobbiamo continuare a sbagliare. Tempo pieno a scuola è importantissimo, però bisogna programmare e bisogna programmare bene. Educazione per tutto l'arco della vita, educare i genitori, perché un genitore istruito, a volte a me mi capita che i peggiori, diciamo, genitori sono o i professionisti o gli stessi insegnanti, quando sono i figli degli altri. Gli insegnanti, quando hanno i loro figli che vanno a scuola, diventano i più tremendi, i più esigenti. E a volte dovremmo farci un esame di coscienza e dire, ma io con i figli degli altri cosa faccio? Questo è, si dire, diciamo, determinate cose. Poi non ha importanza se uno prende 100, prende 90, prende 80. Se esce formato, esce bene, ci sono prospettive importanti di vita. E se il percorso è stato sereno, senza qualche cosa. Certamente. E ripeto, oggi la capacità relazionale viene richiesta anche istituzionalizzata. E alla base di tutto, nei rapporti con gli altri. Perché è fondamentale questo. E la formazione per tutto l'arco della vita è ancora più importante. Educare i cittadini proprio. Ed avere il rispetto della scuola, il rispetto delle istituzioni. No, dice, una volta diceva una cosa, andavo a casa, mio papà mi dava il resto. Oggi non deve essere così perché è diverso. Però capire, che penso io quello che gli dico quando vengo, non è che un padre di famiglia, una mamma di famiglia viene a lavorare e se la viene a prendere con i ragazzi. Cerca di fare il proprio mestiere al meglio. E poi se sbagliamo, tutti sbagliamo quando parliamo. Si sbaglia in buona fede, ma non c'è questa mentalità. Si arrivano, ci sono aggressioni, c'è questo tumulto. Cioè è diventato normale andare a farsi legge proprio. Tutti sono educatori, tutti sanno, e non funziona così. Ognuno deve fare il proprio mestiere. E avere fiducia negli altri. Ci deve essere un maggior riconoscimento sociale, appunto, in particolare per la figura dei docenti. I dati in balzi sono impietosi per la Calabria. Siamo i peggiori d'Italia. E la cosa grave è all'interno delle stesse scuole che c'è un divario assurdo di dati. E mi spiego cosa voglio dire. Oltre alle classi pollaio, le problematiche, ci sono classi ghetto e classi d'elite. E questo è un altro deficit che abbiamo noi, meridionali. Ma formale, mi scusi, formale? Sì, certo, formale. Tante scuole, c'è una classe A che ha un livello 10, una classe B che ha un livello di 10. Qui vuol dire che uno sceglie gli insegnanti migliori in una classe, gli altri insegnanti li mette nell'altra. Ma questa è la responsabilità di chi dirige? Del dirigente scolastico, cioè della società, riflette, ripeto, la scuola riflette la società. Ma da noi non succede così, per dire, è una situazione di meno, molto di meno. È un fenomeno meridionale, sto dicendo, perché sono per macro aree vengono analizzati dati in balzo.
Però scusa, dipende dal fatto che ci sono... Facciamole dopo le domande. Sì, no, no, va bene, no, ma è veloce, no, no. Cioè, quando si formano le classi, io sono stato sono pensionato, ma sono stato sì. Cioè, normalmente le classi si intende a stabilire in base ai voti escono dalle medie, nel caso del superiore. O qui ci sono vari criteri che poi il dirigente scolastico si trova ad operare insieme agli organi collegiali e si stabiliscono dei criteri. I criteri più normali che debbono essere fatti è quello anzitutto di vedere, non è che se io tutti ho 100 alunni o 30 che hanno il massimo dei voti li metto in una classe, quelle che vanno bene, uno deve fare classe, si dice eterogenea ed omogenea tra loro. Se io ho 10 che hanno, sono al massimo livello, li divido in 4 e li metto, poi si prende la fascia media, si dividono pure e poi si fa lo stesso con i docenti. Perché i docenti non sono tutti uguali, nemmeno, sono tutti bravi, però c'è chi è cieco. Non è che chi gioca a tennis sono tutti Sinner, abbiamo vinto la Coppa Tennis. Ma Sinner ha avuto un ruolo sicuramente diverso di quello che ha avuto Musetti o un altro giocatore di tennis. Una squadra di calcio sono 11, ma c'è il fuori classe. E ci sono... Quindi stare attenti a questo, perché sono sempre le nostre scelte che vengono, che sono importanti. E i dati in base sono dati oggettivi. Dati oggettivi, e non parliamo di microfenomeni, parliamo di macrofenomeni per aree sud, centro e nord, e da noi questo succede ancora. Formazione dei docenti fondamentale e alla base, ripeto, e la valutazione anche dei dirigenti, perché ognuno di noi dobbiamo rispondere del nostro lavoro, e la responsabilità politica c'è a prescindere dal colore vivo, perché è una questione di mentalità, perché in alcuni casi anche nel dimensionamento, per i paesi superiori a 10 a 15.000, non mi ricordo da 10 o 15, dava la possibilità di andare ad accorpare scuole per andare a favorire i centri montani o pedre montani, perché là c'è la necessità, là una più classe ci può stare. Però hanno fatto, come abbiamo parlato più volte, non è che sempre troviamo riscontri oggettivi, poi ognuno va a guardare il proprio interesse, il proprio orticello, assicura l'elettorato, assicura, ma non è che lo fa la destra o la sinistra, lo fanno tutti. Quindi questi sono i risultati che abbiamo. A livello centrale ci sono politiche sbagliate, però a livello periferico pure noi, perché io non vedo perché devo andare a curarmi a Milano, sono andato ad operare a Milano quando io ce l'ho le strutture, evidentemente non funziona. Qual è il problema? Che mi piaceva a Milano è più piacere andare in ferie, o fare un giro, andare a vedere il suolo, vedere una partita di calcio. Ma a curarmi preferisco farla a casa con tutti i comfort. Evidentemente la qualità del servizio è migliore al nord. Noi paghiamo un sacco di soldi alle altre regioni. Però se lavorassimo meglio, assumessero meglio, e ognuno svolgesse il proprio lavoro come va a svolto, le cose andrebbero sicuramente in una maniera migliore. Quindi sì, ce la prendiamo con lo Stato centrale, ma come hai detto bene tu, i primi responsabili siamo pure noi, del nostro agire quotidiano. Quindi la cosa che si dovrebbe fare è maggiore formazione, ma per tutto l'arco della vita, formare bene i genitori a fare genitori. Fare l'insegnante è difficile, dico sempre io, ma fare il genitore è ancora più difficile. Bisogna essere pronti, bisogna creare buoni cittadini. Questo. Cos'altro c'è? Il disagio giovanile, abbiamo detto, povertà digitale a tempo pieno, rapporto scuola-famiglia, abbiamo parlato, spopolamento, l'abbiamo detto pure. Scuole emergenze ce ne saranno molto di meno, perché le scuole emergenze saranno soltanto adesso a livello, se un dirigente viene destinato ad altri incarichi, per esempio il nostro vicepresidente della regione è un dirigente scolastico, al momento è in aspettativa, penso, e fa il vicepresidente della regione. Gli rimane una sede, necessariamente va a reggenza, oppure se va all'estero per motivi di studio. Però con il fatto della nuova normativa sul dimensionamento, le scuole, le reggenze, questo è forse l'unico aspetto veramente positivo, si ridurranno in modo molto, molto drastico, e questo è fisiologico che ci siano, mentre prima nella nuova lieta ce n'erano tantissime. Niente, l'unica cosa che dico io, non sono pessimista, io sono ottimista e ho fiducia in loro, ho fiducia nei ragazzi. Guardo al passato, alcune cose sicuramente le rimpiango, però penso che dobbiamo adattarci ai tempi. Ripeto, il passato non va visto con nostalgia, il passato deve servire come punto
come esempio, non ci può essere guardare al futuro se non ha una storia, guarda la storia. Però ripeto, dobbiamo, la cosa fondamentale è che la scuola fa parte della storia. Penso che noi dobbiamo stare in ordine di idee, loro sono un capitale umano che va, valorizzato. E noi dobbiamo assumere, come dice quel senso di responsabilità per fare in modo che non vengano sprecate le opportunità. Non solo ha detto un termine bello, che sono le abbiamo anestetizzate, però non proteggono più, ormai subiscono tutto in modo passivo. Non è che bisogna. No. Ma ormai, se noi guardiamo, la storia insegna, noi guardiamo in Francia, si va in pensione a 62 anni, si è proposto di andare a 64, hanno fatto la fine del mondo, hanno fatto un'altra rivoluzione. Noi andiamo in pensione a 65 per anzianità, 67 per vecchiaia, si pensa addirittura di allungare il tempo. Ma stiamo zitti, e purtroppo non solo i giovani sono anestetizzati, ma forse pure noi. Ecco, però comunque... Certo, gli diamo gli esempi o glielo diamo noi? Però ripeto, io sono fiducioso. Riguardo al Made in Italy, di fatto c'è già un corso di studio che è l'opzione economico-sociale, perché il liceo delle scienze umane nasce come studio magistrale che ha formato generazioni di maestri. E i maestri funzionavano, siamo stati per un lungo periodo la scuola migliore del mondo per quanto riguarda la scuola, l'ex scuola elementare, oggi primaria, no? E parliamo, e all'epoca il maestro era diplomato, eppure eravamo i migliori maestri al mondo. Oggi inizia, ci chiedono la laurea, ci chiedono tante cose. Oggi il mondo va, c'è una società liquida, si parla, no? Rimaniamo, non diamo e restiamo sempre allo stesso punto. Io sono fiducioso nei giovani, spero che le cose cambiano, ci sia un'assunzione di responsabilità diversa da parte loro rispetto a quella che hanno avuto le nostre generazioni, perché non sono gli altri sempre che sbagliano, siamo noi, perché noi possiamo essere attori protagonisti della nostra vita. Io questo penso sinceramente. Mi sembra, allora, mi viene da dire una cosa. È la prima volta che parliamo di scuola fuori dalla scuola, e io credo che sia importante questo, iniziare a parlare di come formare, di cosa aspettarci, di cosa chiedere. Una cittadinanza attiva non può delegare facendo finta che altri, questo discorso interessi altre persone, altre cariche, quando interessa esattamente ognuno di noi. Il dirigente parlava di formazione continua, è fondamentale, cioè non possiamo, tutto l'arco della vita è fondamentale. Questo centro potrebbe diventare un punto di ritrovo per la formazione continua. È la proposta che faremo all'amministrazione, di far diventare questo un punto di ritrovo per la formazione continua, perché ogni giorno c'è sempre una nuova novità. Sotto ogni aspetto della vita quotidiana ci ritrova spesso impreparati. La persona che va in banca, che era abituata a trovare allo sportello una persona, adesso si ritrova con una macchina di fronte. Voi immaginate che impatto. E dove c'è qualcuno che possa tendere la mano a dire: guarda, si fa così, si fa in quest'altra maniera. Insomma, il mondo veramente che sta diventando più che fluido. Quindi avere contezza di questo fatto, quindi parlare di scuola e cominciare a prendere coscienza che è un qualche cosa che non riguarda soltanto i dirigenti scolastici e i docenti, riguarda ognuno di noi. Comunque, interventi, chiarimenti, se avete chiaramente delle domande, abbiamo il fiorfiore della dirigenza sulla Ionica. Quindi approfittiamone. No, io direi, prego. Visto l'invito che ha fatto il dirigente ai ragazzi di svegliarsi e di fare attenzione a questo discorso, mi sembra disponibile anche alle conteste di cui potreste fare in campo formativo e educativo.
che in effetti la loro richieste, proteste, io dico sempre per arrivare alle proteste prima si ragiona, questo vuol dire capacità relazionale, perché non è semplice, però la protesta, il nostro ordinamento prevede pure la legittima difesa, per dire, no, però deve essere rapportata all'offro, quindi si fa sempre per grado, si fa sempre, hanno i loro diritti, le devono far valere, perché la scuola questo deve insegnare anche, oltre a darci eventualmente un lavoro, ma proprio insegnare loro ad essere, a tutelare i propri diritti, sicuramente. Però uno chiede una cosa, poi ci sono le variazioni, il diritto di sciopero, l'articolo 40 della Costituzione lo prevede, per dire, però ci arriva lo sciopero quando tu, chi ha di fronte, chi fa la richiesta e non ti ascolta, ma se no si ragiona, si arriva, ci sono, le modalità sono molto importanti pure, quindi più che protesta direi dialogo. E poi dovremmo dare noi l'esempio che siamo più... Per grado. Io protestavo nel tempo. Altre generazioni. Poi venivano fuori, i documenti venivano fuori, non volete... Vabbè, certo. Questo di Marco. Riesco a riprendere, scusate, ho un problema. Vi potete mettere lì se volete farvi riprendere, anche perché così si sente la vostra voce. Solo per quello, quindi se vi spostate... Vabbè, passa no, non si sente il microfono. Vabbè, la mia domanda... Se volete passiamo il microfono. Allora, la mia domanda è molto semplice: cosa ne pensa lei, dirigente, visto che ascoltando qualche giorno fa la notizia sono aumentati gli iscritti dei ragazzi anziché iscriversi nei licei classici scientifici, sono aumentate le iscrizioni presso gli istituti tecnici e industriali e hanno, come dicevate prima, fatto anche altre nuove forme e di diploma. Cosa ne pensate di questo tipo di scuola, voi che siete nel mondo della scuola? Io ho una mia opinione, però volevo sentire la vostra. Rispondo io. La scuola secondaria del secondo grado, abbiamo avuto una riforma gentile che è durata, dovevo essere professore, è durata 3 giorni. Un'altra cosa che era stata detta da Maria degli indirizzi, oggi non è più così, perché già con la riforma Gelmini gli indirizzi sono stati limitati. Il nostro sistema scolastico prevede 3 tipi di scuola, sistema dei licei, sistema degli istituti tecnici, sistema degli istituti professionali, che hanno finalità ed obiettivi diversi. Per dire il cambiamento della scuola, il compianto ministro Berlinguer è stato il primo ad aprire la scuola e a parlare di alternanza scuola-lavoro, oggi lo chiamano PCTO, che poi la stessa cosa è come dirsi voglia. Perché la Costituzione dice che la scuola parte da sempre anche dai principi costituzionali, dice che ognuno di noi dovrebbe praticamente esercitare un lavoro in base alle capacità e alle attitudini che ha. La scuola però dovrebbe, parlavamo prima la scuola autoreferenziale che non guardava a questo. Già il ministro Berlinguer disse che la scuola si doveva aprire al mondo del lavoro. All'epoca era uno scandalo, no? Che entrano i sindacati nella scuola, che questo è sbagliato. Però se c'è una filiera di industrie, cose che noi non abbiamo questa fortuna di avere, però io ho insegnato a Como, per dire, c'erano... la seta, c'erano molte attività produttive, sicuramente gli studi tecnici e professionali andavano e si orientavano su quegli indirizzi, in modo tale che quando si usciva dalla scuola il ragazzo era più o meno preparato per andare a lavorare, perché per l'imprenditore è importante avere delle giuste competenze nella forza lavoro. Io ho fatto dei corsi in Confindustria in quel periodo e lo vedevo pure io di traverso, no? Perché ci sentivamo, però oggi forse capisco che era giusto, e ci spiegavano pure il discorso dei voti. Io parlavo dei voti in Calabria, essendo calabrese, perché amo me stesso, amo la mia gente, amo la mia scuola, amo tutto. E lo vedo è come quando uno riprovera la propria famiglia. Certo, se sento qualcun altro che parla male della Calabria, vi assicuro che la cosa non mi fa assolutamente piacere. Però là, parlando del meridione, proprio a questa tendenza che abbiamo sempre avuto dei voti, mi spiegavano, dice guardate che a noi in azienda non è che ci servono tutti dei geni, non abbiamo bisogno del genio, ma abbiamo bisogno della persona che abbia meno competenze di un certo tipo e abbia più manualità, abbiamo bisogno, hanno usato il termine, di tutte le anime, di anime diverse, quindi a volte loro cercano non sempre la persona che ha più titolata, ma la persona che ha competenze diverse.
Quindi il sistema educativo, ripeto, con la riforma Gelmini, che non ha, si chiama, porta il suo nome, però si è partito con il ministro Moratti, poi c'è stato Fioroni che ha detto che ha fatto un'operazione cacciavite, nel senso che ha preso i pezzi che a lui sembravano positivi e li ha lasciati, gli altri li ha smontati, li ha tolti, alla fine, dopo non so quanti anni, si è arrivata una riforma della scuola superiore. Sono finite le sperimentazioni, perché prima avevamo tante sperimentazioni. Oggi gli indirizzi sono ben definiti. C'erano gli esami di Stato, unico caso al mondo, oltre al Giappone, che c'erano qualche 750 specializzazioni. Quindi questo problema, già con la riforma Gelmini, era stato risolto. Oggi la scuola guarda anche all'esterno, deve necessariamente guardare all'esterno. Quindi noi abbiamo i tre sistemi, quello professionale e che indirizza soprattutto al mondo del lavoro, quello tecnico che è una via di mezzo. Non dimentichiamoci che moltissimi scienziati nel nostro paese hanno frequentato gli istituti tecnici, cioè non i licei. I licei danno un tipo di specializzazione diverso. La cosa sbagliata che noi facciamo, se il figlio del professore Pellegrino si iscrive al liceo, il mio lo devo scrivere al liceo. Questo è sbagliato, perché il figlio del professore Pellegrino è bravo in matematica, ha delle attitudini di un certo tipo, è bene che si scriva. Cioè, se mio figlio ama la lingua, ama altro, ma scrivo al linguista. Se ha attitudine e propensione ai lavori manuali, ma lo scrivo in un studio professionale. Oggi non troviamo più un sarto, non si trova un elettricista, non so. Quindi io penso che uno debba vivere bene, poi non è che tutti abbiamo le stesse ambizioni, le stesse cose, però purtroppo ormai la nostra, non la scuola, la società è sbagliata. E poi guardate che c'è una emulazione sbagliata di soggetti e di comportamenti errati che noi andiamo ad emulare, guardiamo gli altri, è sbagliato. Già Freud, ma ora non andiamo troppo, lasciamo stare. Comunque non so se sono stato esaustivo nella risposta. Io trovo il sistema che va bene, va migliorato, va aumentato il tempo scuola, soprattutto nelle zone più disagiate. Però le zone più disagiate non devono neanche poter pensare che ci dobbiamo piangere addosso, dobbiamo darci da fare, perché col dimensionamento, ne hai parlato tu a Chiosa, ci sono magari in uno spazio di 500 metri si vorrebbero mantenere due scuole, ed è sbagliato questo, perché se io mantengo due scuole qua sotto, in una comunità marina, danneggio una zona montana che per spostarsi pure 2-3 chilometri è molto più disagiato. Quindi dobbiamo essere veramente, non guardare neanche noi al nostro dicendo, perché accusiamo i nostri decisori politici di farlo, ma dobbiamo cercare di guardare al bene comune. Se riusciremo a farlo, sicuramente miglioreremo, e penso che in questo le future generazioni saranno migliori di noi. Io sono fiducioso in questo. La riduzione di 4 anni di alcuni istituti tecnici, no? Che cosa recentissima, il 4+2. 4+2. Cosa ne pensate? Perché? Penso, quando è stato fatto la laurea triennale, si diceva la laurea triennale va a semplificare le cose, si potrà entrare nel mondo del lavoro dopo 3 anni invece che 4, e così via. Poi invece ha dato una spiegazione per il preside Petrucci. Dall'intenzione va bene, di solito che arriva la triennale non può fare quasi nulla, ma va a conseguire la laurea specialistica. Pure qua, parlando di istituti, hanno sicuramente degli obiettivi e sono finalizzati ad un qualcosa. Quindi, se già dopo c'era, noi abbiamo un esempio, guardando al passato, c'era l'istituto magistrale, per esempio, era su 4 anni e consentiva anche l'accesso al magistero direttamente. Il magistero era una facoltà dell'università, però se si voleva fare un altro percorso di studio era necessario fare l'anno integrativo. Pure qua non si va a finalizzare, se è per entrare nel mondo del lavoro, o se è, perché ricordiamoci che accanto all'università ci sono gli ETS, che sono gli istituti tecnici superiori, e sono conseguono i ragazzi un titolo di studio dopo il diploma che danno maggiore opportunità nel mondo del lavoro, nel senso che questi istituti tecnici superiori vengono gestiti da scuole tecniche o istituti professionali insieme alle università che forniscono poi docenti universitari e quant'altro, e poi ci devono essere il mondo dell'imprenditoria. Sono ripartiti in un certo modo, hanno autonomia giuridica, non dipendono dalla scuola ma sono un ente a parte, e formano, in alcuni paesi tipo la Germania funzionano bene perché danno la possibilità
ai nostri, ai loro giovani di entrare primo, l'anno primo nel mondo del lavoro con una preparazione specifica. Quindi io sono favorevole a questo tipo, ma pure a questo, non è che solo questo, a questo sì, perché se abbiamo un ragazzo che ha attitudine per andare a lavorare, sa già cosa vuole fare e riesce a trovare il proprio indirizzo di studio e riesce ad avere una preparazione che può essere equiparata a quello universitario, fa due cose: abbiamo una persona istruita, preparata per essere un'eccellenza nel mondo del lavoro. Certo che sono d'accordo. Posso dare pure una mia interpretazione? Io invece penso che proprio questo io chiamo cervellotica, come le riforme, si abusa con questo termine di riforma. E sono cervellotico, perché uno deve pensare anche a quello che ha detto prima. Allora, partiamo dal magistrale. Il magistrale era quadriennale, era una formazione che nasce proprio specifica, che nasce dalla riforma stessa Gentile, no? Che aveva però creato una struttura, era fortemente pedagogico-didattica ed era orientata agli insegnanti. Lo dicevo prima. Presidente Sacco, noi fino a tutti gli anni quasi 90 abbiamo avuto la migliore scuola primaria al mondo. Ricordo soltanto che è stata sperimentata negli Stati Uniti, Bill Clinton, l'amministrazione Obama, poi successivamente, ma prima ancora Clinton, che è stato il vero riformatore, da questo punto di vista mandava proprie a Reggio Emilia, notoriamente una delle più avanzate sul piano sociale e più educativo, in la scuola di Anna, che è la scuola di Reggio Emilia considerata allora la migliore in assoluto, per assistere a come veniva strutturato questo tipo di scuola. E comunque poi si pensò di portarla quinquennale, si tolse il valore del titolo abilitante al magistrato, perché c'è una legge che è previsto che era per insegnare. Allora la scuola dobbiamo metterci però non in contraddizione: la scuola serve per entrare nel mondo del lavoro? Se diciamo questo, diciamo una cosa che non regge, prima perché il mondo del lavoro non, mentre prima conoscevamo che tipo di mondo del lavoro, quello dell'avvocato, quello dell'ingegnere, oggi il lavoro è così galoppante che noi non sappiamo quali saranno le professioni del futuro. Noi non sappiamo che professione, iniziamo oggi il percorso, domani non sappiamo, stanno moltiplicando le professioni per il livello della tecnologia, no? Quello che dicevamo prima. Allora, se il compito della scuola non è perché questo lo sa fare meglio l'azienda rispetto a noi, il nostro, noi lo dobbiamo creare prima l'uomo e il cittadino. Ecco perché regge in Italia la struttura generalista dell'insegnamento. Vedete che i nostri alunni che vanno all'università e fanno l'Erasmus, fino ad ora, sono considerati con una formazione buoni. Nostri intendi italiani. Italiani. Sì. Specie quelle che vengono da una formazione generalista, come lo era, per quale motivo riescono a inserirsi meglio, no? Pensate che qui dice, studiava filosofia 3 anni in quel modo, studiava il latino in quel modo, noi non capivamo, però abbiamo capito invece che poi l'inglese, business. Oggi invece si fa un discorso che le professioni non si conoscono, però si prepara al mondo, e allora qui è l'errore. Perché questo? Così come, che significa questo delle 4 anni? No? Se tu cominci a dire che 4 anni è l'opzione, università, ITS, oppure fare i 3, i più 3. Ecco. I 3. Ora, innanzitutto, secondo me, se parli di quel passaggio per l'università, gli stai dando una ricetta sbagliata, perché gli stai suggerendo, vedi, che è più facile arrivi prima. L'università è un percorso parallelo. Ma il problema è il percorso, la formazione che questo alunno deve avere alla fine del percorso, non quello che dove andrà a fare, anche perché vedete che la scelta dell'orientamento adesso c'è una scuola unica con tutte le materie. No, è giusto il settore tecnico, no? Il settore. Ma perdonami che ti interrompo, io a Massederno quando ero
che dirigevo il Marconi, un ITS lo stavamo formando insieme all'industriale Milani di Polistena. Ma perché quel tipo di indirizzo di studio è specializzato? Noi stiamo prendendo i geometri, per dire. Quello di, poi, ma adesso, io farei una cosa. Ha ragione. Un attimo, adesso, dove c'è, non lo verifichiamo, farò un impegno comune. Non lo testiamo. Già c'è, dovrebbe essere, perché sono 16 anni e dovrebbe essere, però non esiste. E peggio ancora se tu non gli dai un programma che sia per tutto il corso. Ma dico una cosa, dove c'è l'industria, non c'è bisogno dello Stato, se l'è già creata l'industria. Ivrea, ad Ivrea, le loro scuole l'hanno già avuto prima ancora della scuola pubblica per entrare dentro. Anche perché anche la scuola privata si sta attrezzando bene. Io leggevo l'altro giorno, vedete, che il Made in Italy, c'è una scuola italiana all'estero che l'ha assunta e si trova in Egitto ed è un istituto salesiano. Ma siccome io ricordo, hanno ragione, perché loro stanno preparando coloro i quali dovranno venire in Italia. Non nel Made in Italy come lo intendiamo noi, che dovremmo conoscere il mercato per portare all'estero, perché se è così, qui da noi dovremmo fare solo il Made in Italy turistico, che altro non c'è, oppure mezza agricoltura, quella che c'è. Allora si specializzeranno a non finire. Sapete quali sono le regioni che non hanno accolto nel loro intervento il Made in Italy? Veneto e Piemonte, cioè la Calabria. Ne appare quasi alla Lombardia, tutti sono andati a fare Veneto e Piemonte ne hanno 7-7, mi pare, 7-6. Pochissimi. Quindi non è questo il nostro approccio, e quando specie noi che viviamo in un settore e in un'area di povertà educativa, non è quello di preparare all'impresa, al mondo del lavoro, è di preparare un terreno robusto di cittadinanza, a sentirsi cittadina ed entrare nel mondo del lavoro. Perché quando si fa ai dati quasi, che ci dicono, scusate, ci dicono che abbiamo quasi un anno e mezzo in meno di preparazione in uscita, tu puoi fare tutto, mentre in Italia, mentre in Germania, mentre dove vuoi, ma se non hai questa robustezza è inutile che fai tutto. Se la povertà che si cade, per esempio. Però, scusate, non rispondo un secondo. Una alla volta, scusate, no, aspetta, che c'erano. Credo che risponda anche a me. Io ho insegnato le superiori, mi conosco il mondo della scuola per averlo conosciuto tutto tondo, anche se è ben poco, per quanto riguarda una certa fascia d'età, ed è il mondo più ricco, perché ha ragione lei quando dice che questi saranno il futuro migliore, perché io sono meraviglioso in questo ambito. Però c'è un problema che noi ne abbiamo determinato. Una parola tanto demonizzata, che stasera anche qui non ho sentito, perché ormai non fa moda, e la parola conoscenze. Noi stiamo parlando tanto di competenze. Ormai chi fa didattica e non parla di competenze è fuori dal mondo. Ebbene, io sono convintissimo che il presidente Ferruccio, quando dice quella determinata cosa, ha ragione. E mi allaccio a quello che ha detto lei. Noi non avevamo la didattica, noi non abbiamo fatto dei corsi specifici, noi non abbiamo fatto i master, però entravamo in classe e sapevamo spiegare. Io quando sono entrato in classe la prima volta in un liceo, ho detto: se sapevano cosa fosse una proposizione normativa, perché anche io sono stato un vostro collega, loro non sapevano cosa fosse una proposizione. E quando ho detto che la Costituzione non aveva delle subordinate, salvo che in un articolo, ho dovuto spiegare cosa fosse una subordinata. Bene, io nella vita sono riuscito a fare tante cose perché avevo un'impalcatura forte. Anche gli istituti tecnici davano un'impalcatura diversa da quella che magari ho fatto io liceo, ma era un'impalcatura forte, che non dismetteva la conoscenza di quello che si faceva nei licei scientifici e nei licei classici. Quindi, al di là della specificità dell'indirizzo, c'era comunque una formazione comune che si guardava un po'. Allora io dico che se c'è una conoscenza, se lo buschiamo, probabilmente diventare competenza è più semplice. Non è vero. Poi mi dicevo un'altra cosa, che oggi la dobbiamo accettare una didattica nuova, sono d'accordo con lei.
certo, se la didattica nuova. Ma non ho detto una didattica nuova, ho detto che la scuola se ne va. Aprire al nuovo, benissimo. No, al mondo, la scuola è... Benissimo, sono d'accordo con lei. Ma aprirsi al nuovo non vuol dire cacciare la storia, significa magari insegnare, imparare la storia con metodi nuovi, anche con l'informatica. Qui purtroppo le nostre riforme hanno cacciato la storia. Non è vero. Non c'è nemmeno più nell'esame di maturità. Oggi si fa geostoria. Allora, io finisco. Io mi domando una cosa. Se nella logica del nuovo, che ci deve essere, si immagini, io ho fatto diritto al liceo facendo matematica, facendo un lavoro interdisciplinare con i professori di matematica, quindi si immagini, e con degli informatici, quindi si immagini se non sono aperto il nuovo. Però la mia difficoltà nasceva dal fatto che il nuovo era difficile perché l'impalcatura sostanziale purtroppo non c'era. Altra cosa le dico, purtroppo, io ho un cugino che è diventato il più grosso dottoriatra d'Europa, è stato bocciato quando ho fatto il test d'ingresso a medicina, perché tra le domande che ha sbagliato c'era quella che non sapeva che avesse vinto il Grande Fratello. Ma apposta, no. Questa è la formazione. Io sono stato presente in commissione per i crediti formativi, per i 24 crediti formativi, mi creda, ho avuto seri problemi di coscienza, perché sapevo che se non avessi regalato quei crediti, quei ragazzi non sarebbero entrati nel mondo del lavoro. A fronte di questo mi domandavo, il non farlo, l'essere duro, cosa avrebbe comportato? Le posso assicurare che né nell'uno né nell'altro caso poteva avere una risposta positiva. Grazie. Giusto, condivido. Si parla per un lungo periodo, sembrava che ci fosse una contrapposizione tra conoscenza e competenza, perché dopo una parola che viene coniata ci devono spiegare cosa vuol dire. Quindi conoscenza sappiamo, riacquisire praticamente dei concetti, acquisire dei contenuti e così via. Ci hanno spiegato che cos'è la competenza, che se ho una conoscenza soltanto ed è fine a se stessa, non mi serve a niente. Avere competenza vuol dire utilizzare e contestualizzare quella conoscenza, quindi non sono due cose in contrapposizione. Ma le dovresti antitetiche, sì, prego. Ma non era quello che avevo detto io, solo perché... Sto spiegando a me stesso, lei ha detto che non usiamo la parola conoscenza, perché è intrinseco, secondo me, quando io parlo di competenza, che vuole avere... Perché la competenza comprende la conoscenza, anzi, con una competenza... Quando insegnavamo i primari, dice che con i colleghi, no, dice, sai, se hai studiato, se eri passato le prime volte, uno aveva magari pure timore ad andare in classe, no, magari ragazzi grandi, cose, sì. Un discorso lo saperlo, per noi è un discorso, no? Quindi uno può avere una conoscenza, poi acquisisce delle competenze, lui non esce imparato, però. Come diceva, andati in classe sapevamo cosa dovevamo fare, sì, era lasciato un lavoro di coscienza, ma spesso non si può lasciare alle coscienze, perché spesso non abbiamo dei risultati. Io penso che uno programma, ci sono gli obiettivi, e ci parlavo per la dirigenza, che sono dirigenze pure di valutazione di quello che facciamo, perché a volte siamo giudici troppo buoni con noi stessi. Quindi ci sono cose oggettive e uno ha un ruolo di responsabilità, deve essere pure valutato. E non lo possiamo, ognuno di noi tendiamo a darci il massimo voto, ma non sappiamo se è così, perché dobbiamo avere dati oggettivi per quanto è possibile. Penso che la storia sia fondamentale e nel discorso che ho fatto, forse mi sono spiegato male, nella riforma degli ordinamenti, quando ho detto che dobbiamo fare delle teste non piene ma ben fatte, il nuovo ordinamento prevede, ha ridotto tante materie, ha rivalorizzato la lingua italiana, ha rivalorizzato la matematica, ha rivalorizzato le materie tradizionali, perché si è capito che questo è importante. Hanno tolto 900 indirizzi, proprio per evitare questo. Quindi per dare basi solide, il discorso che diceva lei ha trovato attuazione in questa riforma. Ed è il risultato dei più belli, si può sempre migliorare, ma torniamo all'ottimismo e al pessimismo, al Silvio Bellico o a Cassandro, se uno vede il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto, io per mia natura lo vedo sempre mezzo pieno, ma sempre metà il bicchiere. Grazie, se non ci sono altre domande. Sì. Allora, si è fatto tardi, è una cosa diciamo che io sottolineo ancora, come vedete questo mondo... Posso dire una cosa? Sì, prego. Sono stato benissimo, se volete ci rincontriamo, eccoci, lo facciamo sì, con no, grande piacere, credetemi. Grazie dirigente, grazie. Allora, io penso che possiamo chiudere qua questa serata ringraziando rispettivamente
il presidente Petruccio, il presidente Antonio La Rosa e il dirigente scolastico Francesco Sacco. È importante, ci ritorneremo con altri temi, sempre in maniera puntuale. Ringrazio a tutti, in modo particolare ai partecipanti. Buona serata a tutti. Io volevo complimentarmi con l'uditorio, siete stati molto attenti e avete partecipato bene. Non sempre è così, quindi vi faccio i complimenti. Effettivamente è stato un piacere da parte mia poter avere avuto questo uditorio che ha seguito fino alla fine tutto il dibattito. Grazie a voi, grazie. Dino. Sì, vabbè, loro fanno queste relazioni. Va bene, va bene, no. Interessante, la diversità.